Ragazzi, la notizia di quelle belle, si è dimesso Pecoraro da procuratore della FIGC. Era anche ora, la vera notizia non è che si è dimesso, la vera notizia è come cacchio ha fatto a resistere 40 mesi perché la FIGC l'ha tenuto là per 40 mesi. Sono queste le vere domande a cui non avremo mai risposta. A quanto pare tutto sta nel fatto che la FIGC avrebbe fatto delle nomine in procura non troppo apprezzate dallo stesso Pecoraro. Per questo motivo Pecoraro ha deciso di dare le proprie dimissioni, dimissioni che sono state accettate in tempo zero ovviamente. Ma chi è Pecoraro? Pecoraro, ragazzi, è un tifoso del Napoli, uno che ha sempre partecipato a feste e banchetti organizzati dal buon Aurelio De Laurentiis. Ora, non è che un procuratore non può tifare una squadra del calcio, può farlo, l'importante è che agisca sempre in buona fede. Non è il caso ovviamente di Pecoraro, che più e più volte ha richiesto un sacco di prove TV per Benatia, ricordo, diverse volte ha richiesto la prova TV contro un giocatore della Juve. O non ha attuato magari lo stesso metro di giudizio nel chiedere la stessa prova TV per altri calciatori. Era uno un po' avverso nei confronti della Juve, uno che aveva il pregiudizio, aveva un certo odio viscerale, che è constatabile ovviamente in tutte le azioni che lui ha tentato di fare contro la Juve. Ma la cosa più bella rimane sempre quell'intercettazione presentata in commissione antimafia per l'inchiesta Alto Piemonte, 'Ndrangheta, biglietti, eccetera, dove secondo lui Andrea Agnelli avrebbe parlato e discusso con dei membri dell''Ndrangheta. Ovviamente questa intercettazione non esiste, è completamente falsa. Già quella figura barbina avrebbe dovuto spazzar via un personaggio simile, e invece no, ce lo siamo tenuti, la FIGC ha fatto finta di nulla e ha tenuto lo stesso Pecoraro come procuratore federale. Ora io vi do un consiglio, amico, se volete stappare una bottiglia potete farlo, però stappate quella più economica, perché chi cazzo arriva adesso? Chi arriverà? Chi sarà il successore di Pecoraro? Farà meglio o peggio? Agirà nell'interesse del calcio o agirà per preconcetti? Cercherà di mettere fine a un dominio Juve strameritato finora con cavilli e cose strane, cercando di mettere il bastone fra le ruote, o farà il suo dovere? Questa è la vera domanda, non ci resta che aspettare. Proprio per questo vi dico, stappate la bottiglia più economica che avete, perché non è il caso di stappare la bottiglia quella per le grandi occasioni, perché per ora è sicuramente una vittoria il fatto di esserci tolti di mezzo un personaggio simile. Però occhio, perché non si sa mai chi arriva. Sappiamo cosa abbiamo lasciato, non sappiamo ancora cosa troveremo. Quindi keep calm. Detto questo, ditemi la vostra sotto nei commenti. Sono sicuro che lo saluterete come un grandissimo generale che si congeda con i dovuti onori. Lo congederete in questa maniera. Io ne sono sicurissimo. Mi fido di voi, mi fido. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e sempre, sempre, fino alla fine, forza Juve.